il massimo risultato col minimo sforzo. Così la Vastese si regala un Natale felice chiudendo con 3 punti un girone d'andata, in cui il cambio tecnico ha migliorato una situazione che, vista la partenza d'handicap, poteva farsi complicata. L'1-0 all'Agnonese è riassunto nel rigore di Leonetti in apertura e poco altro, prima di dirsi arrivederci al 2019. Un intoppo di formazione per Fabio Montani, De Meio classe 2000 è squalificato e allora il tecnico deve rinunciare a Fiore per far debuttare Ferrara, coetaneo di De Meio, e di fatto un obbligo per rispettare la regola degli under. Foglia Manzillo dall'altra parte si affida al tridente con il sorgente, ancora è Antonelli, ma deve rivedere subito i suoi piani, perché dopo neppure 2 minuti Cassese entra in ritardo su Leonetti in area di rigore, perde Usagno di Faenza e rigore. E il bomber aragonese spiazza Kuzmanovic, ma soprattutto manda avanti i suoi con la rete numero 11 in campionato. La reazione granata al 13°, quando ancora libera il sinistro violento da posizione defilata, ma manca la porta, seppur non di molto. Agnonese più manovriera, la Vastese si limita a controllare, ma non trova quella fluidità di manovra che le permetterebbe qualche ripartenza in più. La prima frazione restituisce una Vastese che, trovato il vantaggio lampo, troppo spesso si abbassa a protezione del risultato. A 10 dall'intervallo allora è Antonelli a provare uno slalom in piena regola e ci vuole la chiusura tempestiva di Del Duca per evitare guai peggiori. Ad inizio ripresa Foglia Manzillo richiama Salifu per inserire Iawo, di fatto alzando ancora di più il baricentro granata. Montani allora inserisce Russo, uno degli ultimi arrivati, per Stivaletta, ma di emozioni continuano ad essercene poche. In fondo l'Agnonese non è che faccia soffrire le penne dell'inferno e di conseguenza gli aragonesi non si dannano certo l'anima per cercare il raddoppio. In più qualche giocatore in casa biancorossa non sembra essere al top della forma, il che rende tutto decisamente più complicato. La formazione di Montani però corre un rischio spaventoso alla mezz'ora della ripresa. Tiro cross di Iawo, Patani è scavalcato, ma la traversa a respingere la traiettoria. L'azione prosegue e il fallo di Peich sul Capellupo scatena la reazione del numero 4 granata, che prende il giallo ma va faccia a faccia con l'arbitro rimediando il rosso diretto, che vuol dire doccia anticipata. Per il centrocampista granata le porte degli spogliatoi le apre un ospite speciale, per l'occasione a godersi, si fa per dire, la gara dell'Aragona. In superiorità numerica ci prova Leonetti a chiudere i conti, ma il suo piazzato è debole centrale. Al minuto 87 è sempre lui a farsi vedere con una girata in bello stile, ma al lato. L'ultimo assalto molisano di Formuso, il colpo di testa è solo un filo impreciso, con l'Aragona che trattiene il fiato nel timore della beffa. Vittoria di misura dunque per la Vastese, appuntamento ora al 6 gennaio 2019. Montani fa 20 punti in 13 partite e se in casa Vastese il timore della bassa classifica è solo un ricordo, è anche merito suo. Fabio Montani, ultima dell'anno, massimo risultato, minimo sforzo, quel gol di Leonetti e poi poco altro. Sì, una partita molto delicata, sentita. Quando è così poi difficilmente puoi vedere belle partite sotto il profilo qualitativo, sia per noi che per l'Agnonese. Noi siamo stati bravi a trovare questo guizzo e poi devo dire siamo stati molto bravi a soffrire, è una cosa molto importante, perché per l'obiettivo che abbiamo noi questa qualità sarà la qualità predominante. Quindi i ragazzi hanno mostrato di saper soffrire. Probabilmente ci è capitato già qualche altra volta la palla per chiuderla, perché ovviamente loro si esponevano e noi in campo aperto potevamo fare meglio. Su questo dobbiamo sicuramente lavorare, però un grande applauso ai ragazzi, perché girare a 23 è una cosa che forse ancora non si è capito bene, perché avevamo 3 punti quando sono arrivato, girare al 23 dicembre a 23 punti, se non so gli altri risultati, vi posso assicurare che è un'impresa da parte dei ragazzi. Quando sei arrivato la Vastese, hai detto bene, aveva 3 punti, 20 punti in 13 partite, che voto daresti a Fabio Montani? No, assolutamente, io non me ne do i voti, li lascio dare agli altri, io faccio parlare il campo e faccio parlare i fatti dicono che abbiamo fatto 20, io ho fatto 20 punti, se non erro è una media di 1,60 a partita, fate voi. Abbiamo visto oggi probabilmente anche qualcuno in fase calante che forse aveva bisogno un po' di respirare questa sosta un po' lunga, capita a pennello. Sono d'accordissimo, perché ci sono persone che hanno tirato la carretta per, io oggi sono 60 giorni che sto qui e abbiamo fatto praticamente 13 partite, come dicevi, in 60 giorni. 13 partite in 60 giorni significa giocare ogni 5 giorni e per 8-9 partite hanno giocato sempre gli stessi, qualcuno forse l'ha già dimenticato. È chiaro che adesso stanno pagando dazio e quindi credo che questa, no credo, sono sicuro che questa...
Sosta va proprio a pennello per me. Fare gli auguri un po' a tutti i tifosi sportivi di Vasto. Assolutamente, a tutti i tifosi di Vasto, a tutta la città, alla società, ai presidenti, a tutto lo staff mio, ai ragazzi, di passare un serenissimo Natale perché ce lo meritiamo. Probabilmente quel gol a freddo ha un po' scombinato i piani di una partita che probabilmente avevate pensato in un altro modo. No, noi l'avevamo pensata così, nel senso che comunque nei limiti del possibile, sia in casa che fuori casa, quando l'avversario, diciamo, ce lo concede, cerchiamo anche di farla la partita. L'abbiamo fatta praticamente noi, fino all'espulsione l'abbiamo fatta noi. Siamo partiti ad handicap, abbiamo preso questo gol, loro bravi ad approfittare di una nostra ingenuità, ma poi la partita l'abbiamo fatta noi. Non abbiamo creato grandissime occasioni, però comunque il possesso palla c'era, il dominio del gioco c'era. Con l'Isernia un secondo tempo ad una porta e non riusciamo a segnare, finisce 0-0. Col Montegiorgio un'altra partita che la devi vincere, sbagli un rigore e poi non sei neanche capace di portarti lo 0-0 a casa, prendi anche gol nel finale. Oggi un'altra partita, secondo me, per quello che ho visto io, è una partita che tranquillamente potevi quantomeno pareggiarla, e siamo stati capaci di complicarci la vita con un rigore dopo 6 secondi e un'espulsione nel nostro momento migliore. Evidentemente abbiamo dei limiti, dobbiamo correre ai ripari perché così non ti salvi mai.